No, dominio, porco giù, l'avevo detto che ci sono confermati. Ciao a tutti ragazzi, sono Paunerzi ed eccomi qua con questo nuovo video. E questo ragazzi è un vabbè, il risultato mi pare, non mi ricordo quale sia, comunque è sopra le 70 kill. Ma questo ragazzi è la prima prova. Ecco, dico prova perché cerchiamo di regolarci coi termini, perché non so come verrà. La prima prova di commento tecnico su Black Ops 2. Che vuol dire? Diciamo che molti che mi hanno visto prima da un po' di tempo, che mi seguono da un po' di tempo su MV3, avevano visto un video dove facevo un commentary tecnico e avevo detto che continuavo questa cosa su Black Ops 2, appunto. E ecco che la sto continuando. Perché non ho iniziato subito a fare queste cose? Perché comunque devo un secondo capire meglio di spawn e tutte le cose. E però ora che ho fatto tutte le cose che dovevo fare, insomma, si può fare, ecco, questo commentary. Appunto, procediamo subito. Praticamente sarà un commento dove dirò tutte le mie mosse in modo che io vi possa migliorare. Ecco, soprattutto vi possa migliorare. Ecco, ok, procediamo subito. Ora io sto dentro questo edificio di C, che era il miglior spot su Meltdown. Praticamente stare dentro gli edifici affacciati sulla bandiera nemica. E ora aspetto, vedo che non c'è nessun nemico sullo spawn e catturo la bandiera, grazie anche a un mio compagno che mi sta aiutando. E ecco, ora vedo che stanno catturando C, ma molto probabilmente c'è un sistema trophy che mi blocca il C4. E allora ora cerco di stare sempre proprio dietro della mappa. Prendo il mio fusato orbitale e lo chiamo subito, naturalmente, in modo tale da vedere tutte, cioè, i nemici. Ecco, ora faccio una kill facile, ma mi pare che morirò con il fusato orbitale, ma non mi ricordo, mi pare che muoia. Infatti, morire col fusato orbitale è la più stronzata che si possa fare, boh. E non mi ricordo, vedete, ecco, mi headshotta. Comunque non c'era una connessione proprio perfetta su in questa partita. Comunque sono riuscito lo stesso a fare un buon risultato. Ora, appunto, ripartiamo. Mi aggiro nelle vie centrali e prendo questa piccola scorciatoia sotto, che è molto buona se volete comunque mantenere una certa cosa. Qua butto il C4 là dentro perché là fai sempre sicuramente una kill. Ma ho sfruttato anche il mio fusato orbitale, insomma, che è fondamentale per capire dove sono i nemici. Ecco, e allora, andiamo subito. Qua dentro, in queste specie di ring, a me sembra molto un ring. Ora decido di, ecco, vedo tutti i nemici che stanno per entrare là. Li aspetto un po' e sto qua comunque a, diciamo, aspettarli anche, perché vedete, li aspetto col C4. Ne ammazzo uno, cerco di prendere un paio di kill facili, tanto so che rinascono tutti là. Ecco, e ora mi pare morirò sempre a causa della mia connessione di merda che su Black Ops 2 fa cagare il culo. E soprattutto per gli italiani, perché a persone tipo inglesi e americani va perfetta, in maniera perfetta. Invece agli italiani, naturalmente il popolo sfigato, che la connessione va malissimo. Qua cerco di prendere la bandiera perché con una presa di bandiera ti prendi veramente tante kill facili. E intanto qua, se fai un'uccisione mentre catturi la bandiera, ti dà 200 punti extra. E appunto ho approfittato di questa cosa per prendermi anche una kill e sto già a 400 punti. E me ne mancano 800 per prendere il mio fusato orbitale. Ora cerco di penetrare nello spawn e ci riesco. Però naturalmente non vado in vie centrali, perché sennò molto probabilmente sarei morto. Non catturo la bandiera perché non so i nemici dove sono. E quindi non vorrei, aspetto sempre che un mio compagno di squadra inizi a catturare la bandiera per catturarla. Ora la catturo anch'io. Ed eccomi qua, sto a poco dal fusetto orbitale e appunto inizio a rushare sempre ai lati della mappa, non al centro, perché al centro naturalmente ci sono più probabilità che venga ucciso. E quindi ecco qua, ai lati, ritorno al lato e su questo corridoio lungo che non è adatto per una mitraglietta, però comunque
È quasi obbligatorio portarlo, secondo me è il miglior corridoio su questa mappa, e perché naturalmente la via centrale è un po' difficile, e chiudo questo round solo con 24 uccisioni, ma comunque con un Vusato orbitale che sfrutterò subito. Andate, guardate, me li sbatto, che fa una bellissima kill col Vector, che è mio amico. E ecco, giocavo in gruppo con altri due miei amici, me li sbatto e Italia Style. E ecco qua, riparte il round. Io vi consiglio all'inizio di prendere subito una bandiera, perché 50 punti non fanno mai male. Infatti, non sottovalutate questi 50 punti iniziali, perché se vi ritrovate poi che vi mancano 50 punti a una ricompensa, diciamo, alta, poi sarà un casino. E vabbè, qua butto un C4 perché ho visto che c'era un nemico, naturalmente qualcosa, e distruggo una bouncing bet, altri 50 punti, perfetto. Altro C4, doppia kill. Sempre il C4 là vi porta sempre a una kill come minimo. Qua intanto, grazie al mio Vusat, il gioco è molto facile. Vedo che i nemici stanno tutti qua. Entro, infiltrazione tattica, un'altra kill. Ecco, prendo lo sciame. E diciamo che è un po' un massacro per con il Vusat orbitale attivo. E eccoci qua. Vedo tutti i nemici dove sono. E C4 è d'obbligo, in spazi piccoli. C4, un'altra kill, non è vero, perché me l'ha fotto il cane. E comunque io ve l'ho detto, questi edifici, secondo me stare dentro questi edifici è la cosa migliore su Black Ops 2. Perché gli edifici, se avete una mitraglietta, avranno un botto di spazi piccoli, quindi prenderete molte kill facili. Qua intanto muoio stupidamentissimamente, veramente. E decido di, forse chiamo il mio sciame, boh, non lo so. No, perché voglio aspettare che comunque i cani fanno il loro lavoro. Ho dato una bella doppia kill che mi porta subito a 200 uccisioni. Ecco il mio sciame. Che come al solito farà un bel lavoro. Già intanto qua tripla, 4 uccisioni molto velocemente, 5. Ecco, quando avete una... Contate le 6-7. Quando avete una tripla cattura per la vostra squadra, sarà molto difficile tentare di fare l'uccisione. Infatti guardate, stavo vagando, stavo letteralmente vagando tra uno spawn e l'altro. Qua tutti che abbandonano la partita, naturalmente, perché quando chiami lo sciame tutti che abbandonano. E stavo vagando, questo è il termine giusto, tra uno spawn e l'altro, perché non sapevo dove spawnassero. E guardate lo sciame, triple, triple su triple. E appunto mi catapulto su Alfa sperando di trovare dei nemici, ma non ne trovo nessuno. Perché? Perché, come ho già detto, quando avete una tripla cattura sarà molto difficile. E ecco, inizio a rushare così senza molta ragione. Qua mi prendo, no, neanche una kill. Ecco, forse questo è il momento in cui ho fallito, diciamo, il mio anche 90 a più. Perché non è che devi andare per forza per 100, anche un 90 a più va bene. Infatti, si è sprecato anche tutto questo tempo per andare da una parte all'altra della mappa. Il 90 più o il 100 più sarà andato perso. Infatti questa è la dimostrazione. E ecco, ora c'è, finalmente i nemici hanno preso una bandiera sempre nell'edificio. Ed eccomi qua. Ecco qua. E appunto evado, guardo tutti gli spawn, mi prendo qualche kill molto facile, prendendo i nemici da dietro e tutte robe varie. Qua intanto faccio un errore, perché ragazzi è naturale che si facciano degli errori, soprattutto ai primi giorni di gioco. E qua ho fatto l'errore, appunto, secondo me dovevo ritornare indietro come sto facendo ora. Dovevo ritornare indietro e a riprendere i nemici tutti da dietro, vabbè, sbagliare umano. E ecco qua è stata una bella cosa. Cioè, prendo comunque sempre i nemici da dietro, cerco di prendere la bandiera. Ecco, e anche uccisione conquista più 200. E un'altra, ecco. Qua potevo fare un'altra uccisione con questa, però la connessione, ragazzi, la connessione. Usato orbitale, vabbè, praticamente la partita è finita. Neanche questa kill facile mi prendo, perché come potete ben vedere la connessione su questo gioco non era delle migliori. E vabbè, il video è finito, ragazzi. Spero vi sia piaciuto. Questo commento è un po' sfiancante, però ditemi cosa ne pensate di questo commento, se ne volete vedere altri. Insomma, tutte queste cose. Scrivetelo nei commenti. Vi è piaciuto, cose varie. E vabbè, il risultato finale è 70 uccisioni e 9 morti. Ciao!
Ci vediamo a domani con un altro video e bye bye.